Salute a voi amici di Ruvesi.it. In questa terza domenica del tempo ordinario, nella prima lettura tratta dal libro di Neemia, ascolteremo che il sacerdote Esdra lesse il libro sulla piazza. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Leggere non è altro che percorrere con gli occhi i segni della scrittura scritta, cogliendone il significato. Il significato che è contenuto nella Sacra Scrittura è proprio questo: confidare nella gioia del Signore, perché è Lui la nostra forza. Nel Salmo responsoriale pregheremo insieme: le tue parole, Signore, sono spirito e vita. La parola di Dio è gioia e letizia, perché è perfetta, rinfranca l'anima, è stabile, rende saggio, illumina gli occhi, rimane per sempre ed è giusta. Allora a noi il compito di accogliere l'esortazione che San Paolo fa ai Corinzi. E dice: nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. Ecco, il primo compito nostro dei cristiani è proprio questo: prendersi cura, cioè annunciare e offrire l'amore e testimoniare questo amore ricevuto da Dio nella gioia. Ancora, come costruire, come edificare la letizia, la gioia? Beh, l'Evangelista Luca lo suggerisce chiaramente nel Vangelo, attraverso le parole di Gesù: lo Spirito del Signore è sopra di me. La richiesta di divenire docili all'azione dello Spirito Santo nella preghiera, a proclamare ai prigionieri la liberazione, a rimettere in libertà gli oppressi, edificare la liberazione della libertà donata da Dio. In altri termini, liberare la nostra vita da quelle che sono le povertà, le fragilità quotidiane. E ai ciechi la vista. Ecco la preghiera che si apre all'ascolto della parola di Dio. Questa parola diviene lampada per i nostri passi e criterio interpretativo per porre nella nostra vita azioni dignitose ed oneste. Amici cari, confidiamo nella gioia del Signore, perché è Lui la nostra forza. Grazie. Paradiso.